Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video sul canale e mi sono fermata i capelli in un modo un po' pazzesco, ma giusto perché almeno non mi toccavo continuamente i capelli e sì, almeno così non ho motivo di toccarli. Oggi faremo un video get ready, quindi chiacchiereremo insieme e nel frattempo utilizzeremo solo prodotti della MAC perché questo video è in collaborazione con MAC perché mi hanno mandato questo kit che ora vi farò vedere, che è questa box, dove praticamente c'è questa collezione che è uscita di Prime. A me hanno dato questi due, che sono due fragranze, e andremo oggi ad utilizzarle. Praticamente potrete utilizzarle sia come base, quindi prima di iniziare il make-up, ma anche alla fine, quindi soprattutto chi ha la pelle magari secca durante il giorno per rinfrescarla, se magari state fuori tutto il giorno potete tranquillamente spruzzarlo. Quindi io oggi inizio il trucco spruzzando questo qui, che è tra l'altro quello più profumato, mi sembra che è quello alle rose, ma forse dico una stupidaggine. Sì, mi sa che sono rose. E quindi inizio questo make-up applicando questo prime, che poi andrò a applicare anche con il pennello per mettere l'ombretto, ma andiamo a step. Comunque, oggi volevo proprio riproporre, o perlomeno cercare di riproporre, lo stesso tutorial, lo stesso look che mi ha realizzato la makeup artist allo store. E quindi niente, vediamo se ce la faremo oppure no. Sono stati carinissimi perché mi hanno lasciato tutti i prodotti, o perlomeno quasi tutti, che hanno utilizzato per ricrearmi il make-up. Quindi ci ho pensato, ho detto quasi quasi, allora vado a casa e cerco di riproporlo. Qua c'è il sacchettino, ovviamente utilizzerò anche i miei prodotti perché non credo. Può essere, però non so se di tutto forse riesca ad utilizzare solo i loro prodotti. Allora, come fondo andrò ad applicare quello di, che tra l'altro ha anche un SPF 30, quindi una protezione 30, ed è questo MAC Studio, che è questo qui. Adesso zoomerò un pochino. Ok, sì, così si vede. E loro hanno scelto la colorazione NC20. Non so se si vede. No. Mette a fuoco? No, non mette a fuoco. Comunque è la NC20. Mi sembra un pochino chiaro su di me. Però, siccome che l'altra volta l'ho provato. No, scherzo, sembra molto più chiaro visto così, ma vi assicuro che a vederlo poi applicato da qua è giusto. Quindi allora vado ad applicarlo semplicemente così come applico di solito i miei. Non ne vado ad applicare tanto perché sinceramente non conosco questo tipo di fondo e insomma non so come reagisce anche la pelle, non me la ricordo l'applicazione. Lei comunque è molto più chiaro rispetto al fondo che utilizzo io di NYX, quindi questo sicuramente. Lei me l'aveva applicato con un pennellino e in realtà però poi non poteva lasciarmelo il pennello perché gliel'avevo chiesto, quindi niente, io andrò ad applicarlo con la spugnetta. Mi sembra veramente molto molto chiaro e devo metterne ancora perché. Allora, l'altra volta quando me l'avevano applicato, sinceramente la base era risultata, facciamo così che io eccedo. Disastro. Ragazzi, dovete capire che io non ho ancora una posizione per i. Non l'avete capito, vero? Per fare i video. Ma ragazzi, ma non si vede. Cioè, o è talmente giusto che è pazzesco. Forse è talmente giusto la colorazione che mi sembra che non la sto applicando. Boh. Sì, no, in realtà anche a vederlo si vede che ho applicato qualcosa sulla base, quindi. Ma no, mi sa che è proprio giusta la colorazione. E quindi niente. Allora, ve l'avevo promesso che facevo questo video, in realtà avrei dovuto già registrarlo settimana scorsa, ma c'era un tempo indecente e non avendo a casa
le luci. In realtà ce li ho dai miei genitori, ma uno chissà che fine hanno fatto, e due, boh, cioè non saprei neanche dove appoggiarle qua a casa. Preferisco la luce naturale, però mi rendo conto che devo aspettare che ci sia una luce naturale, perché quando arrivo a casa dal lavoro, comunque, non dico che c'è già buio, però non è fattibile fare un video. Allora, no, basta col fondo, direi basta. Adesso vado ad applicare, andando a pescare, il correttore, che è questo qui. In realtà è quello che avevo anch'io, che è il Pro Longwear Concealer, quello classico della MAC, che credo sia quello più conosciuto. Io l'avevo già utilizzato e, se non ricordo male, anch'io utilizzavo questa colorazione, quindi in realtà questo qua per me non è un prodotto nuovo. È tantissimo coprente, secondo me questo. Io quasi quasi, se riesco, vado ad applicarlo. No, facciamo così, pure che schizza. Ok. Questo qui in realtà, non avendo occhiaie, vado semplicemente ad applicarlo un po' sotto all'occhio per rendere la zona più illuminata, ma non ne ho neanche la necessità. Madonna, guardate come illumina, pazzesco. No, questo correttore, ragazze, è perché veramente costa un pochino, ma mia mamma lo adora questo correttore, perché mia mamma soffre di, cioè soffre, ha un, come si chiama, una voglia sul viso, e quindi deve cercare sempre un correttore che le copra bene, la voglia. E l'unico correttore che è riuscita ad utilizzare, che comunque si trova ancora benissimo, è questo qua. Quindi gliel'ho lasciato poi a casa l'anno scorso, non l'avevo neanche portato qui. Io direi che con lo stesso correttore, no, comunque, ragazzi, vi farei vedere perché mi è partito il fondotinta della NYX. È una base pazzesca, non so se dalla videocamera rende, ma wow, top. Andrei ad applicarne soltanto un pit anche nella zona qui sotto, però io non amo tantissimo questo applicatore, cioè questo tipo di applicatore così. Però vabbè, tra l'altro sto aspettando una mia amica che verrà qui tra credo un'oretta, perché dobbiamo fare il cambio di armadio. Ossia, per chi mi segue su Instagram sa che ho chiesto aiuto perché avevo necessità di sistemare l'armadio, perché ho veramente un vero e proprio disastro, e quindi si è gentilmente offerta, e niente, oggi quindi faremo questo cambio dell'armadio. Fatemi sapere voi come state, cosa mi raccontate. Tra l'altro, io vi ringrazio tantissimo perché sotto al video, toppissimo, mi piace veramente tanto. Sotto al video, che video era? Ah sì, l'ultimo che ho fatto. Vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete lasciato, perché veramente sapete che io li leggo sempre tutti. Questa volta mi sono messa l'impegno, ho cercato anche di rispondervi a tutte, o comunque di mettervi un mi piace, perché tanto voi comunque lo vedete se alla fine io vi pollicio in qualche modo. Poi, come cipria faccio lo stesso procedimento che ha fatto lei. Lei ha deciso di non applicarmela subito, perché dice che per il tipo di pelle che ho, di metterla soltanto a fine. Quindi, sapete cosa non ho preso? Cioè, cosa non mi sono fatta dare? Non mi sono fatta dare il blush. Quindi sono costretta ad applicarne uno mio, e quindi andrò ad utilizzare il mio della Wycon, con un pennellino, perché appunto non me l'avevano dato. Quindi, per completare il trucco, facciamo questa cosa qua. Non mi avevano fatto contouring né niente, quindi io non faccio contouring né niente, ma abbondo un pochino perché io amo il blush. Anche qua ci sono, secondo me, gli schieramenti. Vabbè, forse ne ho messo un po' troppo, ragazzi, aspettate. No,
No, in realtà dal video non sembra, però dalla videocamera sembra che ho le guance rosse. Però dal vivo non è così. Non è così evidenziato dal vivo. Boh. Poi vi faccio vedere un prodotto nuovo che in realtà è uscito se non da poco, proprio da pochissimo. Ed è lo, te cioè, lo sto testando per la prima volta perché sono molto curiosa. Perché ho appena comprato in realtà quello della Benefit, ma sono molto curiosa di provare questo qui per le sopracciglia della MAC, che è la nuova linea che ha fatto. Ci sono tra l'altro un sacco di colorazioni. È bellissimo perché ha questo scovolino qui e questo. Io andrò ad utilizzare il pennellino perché voglio fare una cosa proprio. No, vabbè, cioè. Ora lo sto facendo a caso perché non ho davanti uno specchio, ma vi assicuro che, cioè, è qualcosa di pazzesco. Come mi ha detto lei, invece di ridisegnarmele, in questo modo voi potete praticamente riprendere i peletti. E poi è veramente morbidissima. Cioè. Cioè, fantastica. Mi piace veramente un sacco. Purtroppo di questa non vi so dire il prezzo, però mi sa che andrò a vedere perché. Siccome che anche quella di Benefit comunque, cioè, non costa pochissimo, se la giocano molto volentieri entrambe. Sì, ho esagerato un po' qui sotto, però disegna veramente tantissimo. Ed è, non è facile, poi sono in una posizione un po' scomoda. Cioè, praticamente volendo potete cioè, proprio ridisegnare ogni singolo peletto. È fantastico, veramente. E quindi sì, anche la colorazione secondo me può anche andare bene. Questa è per le castane, però va benissimo così. Poi, non vedevo l'ora di questo momento, sugli occhi invece andrò ad utilizzare questa palettina della MAC con questi colori pazzeschi. Ce n'erano un paio lì che hanno utilizzato su di me, io ho scelto questa perché ci sono sia dei matte che degli shimmer e ora sono indecisa su cosa utilizzare, se andare su un marrone o se fare qualcosa di più particolare. Però ora vedo, quindi prendo il mio pennellino e come consigliato appunto da loro andiamo a riprendere il nostro prime. Adesso magari utilizzo questo e lo vado proprio a spruzzare sul pennello e vado ad applicare, facciamo così, sì, vado ad applicare questo, che è un rosato, non so se rende dalla videocamera, e poi andrò a mettere questi due. Non sono sicura di voler fare qualcosa di shimmer, quindi per il momento. Tra l'altro c'è pure lo specchietto, quindi. No, ho sbagliato, ragazze. Ho sbagliato. Facciamo così allora. Ok. Ragazze, si scrive da paura. Cioè. Allora, io sono abituata comunque ad utilizzare la palette della Naked, quindi già la Naked ha una scrivenza ottima, però, cioè, wow, veramente wow. Inizio col fare un occhio e in realtà non avevo un'idea precisa su cosa fare, quindi. Adesso ho preso il colore più scuro per fare la profondità, quindi andrò solo. E tra l'altro non è un minimo polveroso, quindi top. Veramente bellissimo. No, ma poi la cosa fantastica è secondo me che mettendolo nel prime, col primer, cioè diventa un qualcosa di. Veramente pazzesco. Wow, mi piace tantissimo.
L'unica cosa che manca in questa palettina è un colore per fare l'interno dell'occhio, che in questo caso, giusto perché non voglio utilizzare nient'altro, o non lo faccio. In realtà io oserei anche un sacco aggiungendo altri colori, ma sì, faccio una cosa osata. Allora, vi faccio vedere intanto com'è, solo così, però io voglio provare a fare un'altra cosa. Quindi senza pulire il pennello, perché tanto vado a prendere anche un po' di shimmer, questo qua facciamo, sì, o questo, adesso vedo, no, quello sotto, vediamo, sì, praticamente mi toglie un po' di scuro, di colore rosso, però bellissimo. Qualcosa di pazzesco, ragazze. Non so se, vabbè, la palettina in sé non l'ho mai provata, però non so se è proprio il fatto che sto applicando il primer, ma non ho mai visto un colore così intenso, soprattutto sulla mia palpebra. Vi faccio vedere. Sono andata a prendere anche un po' più scuro, di uno più scuro per intensificare solo nell'angolo esterno. Allora vi dico, lei assolutamente non aveva fatto questo trucco su di me. Lei aveva fatto una cosa molto molto più tenue. E io invece sto sperimentando. Sto decisamente sperimentando, forse anche troppo, Ile. Però chi se ne frega. No, è pazzesco. Questa mi sa che sarà la mia, una delle mie palettine preferite. A me piace anche abbastanza scendere sotto l'occhio senza rimanere. Fantastico. Voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate, perché ovviamente io non sono una makeup artist, quindi quando ci sono anche dei colori così scuri, ragazzi, non è neanche semplice da gestire la cosa, perché ti prende la mano, cioè a me verrebbe da pitturare ovunque, e non è semplice, è talmente forte che è difficile da sfumare. Pazzesco. Ok, ora il problema è cercare di ricreare lo stesso look anche dall'altra parte. Sono stati carinissimi perché mi hanno dato la possibilità di scegliere questi prodotti e quindi di ricrearvi poi questo look. E boh, lo amo, qualcosa di bellissimo. Cioè, non lo so, sono contentissima, mi è piaciuto un sacco e anche come l'ho ricreato, sinceramente. Non metterei neanche il. Cioè, non devo neanche pulire l'occhio perché non è sceso praticamente niente. Qua forse è un po' esagerato io. Non so se dovrei rimettere un po' di correttore, ma adesso vediamo se riusciamo a rimediare. Ora fatemi sapere voi che video vi piacerebbe vedere sul canale, perché per il momento quelli che dovevo fare ho fatto. Sto facendo veramente un sacco di shopping, ma mi manca una cosa essenziale. Qui avevo anche il mascara. Bella domanda, Ilenia. Non avevi anche il mascara? Può essere, Ilenia, che avevi anche il mascara, ma siccome che non te lo ricordi, di mascara andremo col nostro mascara, semplicemente così. Ok.
Diciamo che secondo me quando utilizzi, mi sono sporca. Quando utilizzi questi tipi di trucchi, cioè fare un trucco leggero è praticamente impossibile, perché cioè, ti lasci troppo prendere la mano, è impossibile. Tra l'altro si stanno accavallando farfalle sulla finestra, boh, un sacco di robe. E comunque vabbè, questo qua di Kiko è comunque buono, quindi faccio con questo. E basta. E l'unica cosa è che volevo mostrarvi anche il rossetto, la tinta, insomma, che avevo su in tutti i video. Ultimamente anche a lavoro lo sto mettendo tutti i giorni perché è un rossetto rosso pazzesco, ma insomma, non credo che forse esagero, quindi lo lascerei così e il rossetto non lo applico. Applicherei magari qualcosa di leggero, luce da labbra. Quindi niente, questo è il trucco finale realizzato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io lo adoro e boh, mi piace veramente tantissimo, quindi sono stracontenta. E vi rifaccio vedere appunto il primer. E niente, ragazzi, alla fine è vero, ci sono dei prodotti che pagando di meno comunque la qualità c'è, ma cioè io con la MAC so che vado sempre sul sicuro, quindi questi qua sono i due primer. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate e anche lasciatemi qui sotto che tipo di video vorreste vedere nei prossimi, insomma. Un grosso bacio e facciamo così. Qui sotto da 1 a 10 cosa ne pensate del trucco che ho ricreato io. Quindi da 1 a 10 quanto vi piace questo trucco che ho ricreato. Un bacione, ciao!